Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Peccato che sotto tutte le latitudini alla Roma succedono sempre le stesse cose. Sicuramente abbiamo visto una partita ieri dove la Roma ha cercato, specie nei primi minuti, di farla sua. Addirittura potevamo passare già in vantaggio al terzo minuto e poi a poco serve, no? Che hai un signore che addirittura è riuscito a battere tutti i record di questi 90 anni di vita. E che succede? Succede che se non la butti dentro, quando la devi buttare dentro, poi diventa veramente tutto quanto inutile. È amaro, insomma, dover dire che uno che ha fatto 33 gol in questo campionato poi possa mandarti, come si dice, a monte tutta la festa unicamente perché si è mangiato magari uno o due gol di quelli che sono improponibili, sembra quasi una cosa impossibile. Oggi parlare che la Roma abbia fatto il 70% grosso modo di possesso palla, che abbia fatto 11 tiri verso la porta contro i due di quelli dall'altra parte del fiume e che hanno giocato solo di rimessa, sono dei palliativi che alla fine, insomma, quello che conta è vincere. Loro sono riusciti a passare il turno che era importantissimo, non tanto perché poi andavi a giocare una finale di Coppa Italia, ma era importantissimo perché era quasi automatico che tu ti andassi a giocare anche la Supercoppa Italiana, no? Perché insomma, se chi vince il campionato non può giocarsi quella competizione, se la gioca chi è arrivato secondo, e sono quelli dall'altra parte del fiume che avendo poco da fare, se non, ripeto, di giocare in contropiede, che anche quella poi è una tecnica, no? Ricordiamo l'Italia che ha vinto un paio di campionati del mondo giocando in contropiede, ma non è quello, è proprio lo spirito che in qualche modo è venuto meno. Abbiamo visto dei giocatori che non erano in grado di giocare a distanza di 3 giorni, già probabilmente cambierà domenica, anche se non di molto, ma poi tra 2 settimane sicuramente questo fatto di giocare una volta a settimana porterà i suoi benefici. C'è stata anche una mezza marcia indietro, questo devo dire a onore del vero, ancor prima della partita, da parte di Spalletti, che insomma aveva dichiarato che questo suo fare, questo suo dire vado via se non vinco, era uno sprone per i giocatori. Non so adesso se tutto questo è stato fatto in virtù di un voler chiaramente rimanere a Roma, anche perché credo che di piazze migliori di Roma ce ne siano poche. Sicuramente è una Roma acciaccata, una Roma che aveva bisogno di qualche altro giocatore. È stato funesto oltre ogni limite il mancato impiego da parte di Florenzi, che doveva essere quella pedina in più, quell'uomo che poteva consentire di fare dei cambi e nello stesso tempo anche di far riprendere fiato agli altri. È chiaro che noi poi stiamo sempre parlando di una Roma che è chiaramente seconda in campionato, 4 punti dal terzo, 8
addirittura da chi insegue al quarto posto. Per cui come campionato uno deve alzare le mani, anche perché quelli che stanno lì davanti, mamma santissima, sono a 6 punti, non a 60, e ancora c'è la partita di ritorno da giocare in casa, ancora ci sono tante chance. Io credo che la Roma farà bene a non deporre assolutamente le armi. Insomma, che vuoi deporre poi? Se non arrivi di secondo, qui siamo spacciati. Se non c'è l'introito della Champions League, diventa veramente un problema andare avanti. È chiaro che ci sono stati anche ieri, secondo me, guardate, io mi ritengo un umile cronista, ma nel senso vero della parola, credo che sicuramente determinati cambi andavano fatti un po' prima. Si vedeva che c'erano due o tre giocatori la frutta. Credo che sarebbe stata sicuramente la partita di Francesco Totti, quella di ieri, era una partita che lui la sentiva. Poi quando entra c'è poco da fare, ragazzi, si illuminano le cose, lui ha una visione di gioco, nonostante che tutti lo vogliono mettere in pensione, ma ancora quei 20-30 minuti può essere la differenza. Non capisco, se non voglio essere cattivo, non capisco il perché di determinate situazioni, il perché non si dia il giusto riconoscimento, non solo alla carriera, ma alle capacità attuali. Non è che noi stiamo parlando di uno che va a fare lì il fagotto, che va a fare il fardello, il peso da portarsi dietro. È secondo me ancora un signor giocatore che può ancora dare una mano. Non riesco a capire questa voglia di pensionarlo a tutti i costi. Non so quello che succederà a Spalletti, cosa cambierà, se le cose cambieranno. È certo che lui adesso si trova il compito arduo di dover dire ai suoi giocatori: va bene, è andata così, adesso rimbocchiamoci le maniche, perché insomma, che altro deve dire? Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo, perché c'è ancora questo campionato da onorare, dove ancora non è stata scritta la parola fine. E tutto il resto. Poi insomma, salto di palo in frasca, come si dice. A un certo punto, io vedo anche durante la conferenza stampa di ieri, insomma, delle firme più o meno importanti. Insomma, qual è la domanda principe? Qual è stata? Dov'è che la Roma ha perso la qualificazione? Ma che vuol dire dov'è che la Roma ha perso la qualificazione? La Roma ha rimbambito di palloni sia nella partita di andata che, come ieri, come vi ho detto prima, insomma, il 70% grosso modo di possesso palla, 11 di porta contro 2. Stiamo parlando di sto stracoscia. Io credo che quelle parate che ha fatto ieri, non so se avranno modo di rivederle, però questo fa parte del gioco. Io non sto lì a recriminare su questo. Dispiace, lo ripeto, che non si è andati avanti, però quello che deve essere importante nella testa della gente è che la Roma ancora non è morta. Ha sicuramente delle pecche, sono mancati dei giocatori, sono sicuramente mancati anche degli acquisti nel mese di gennaio, però se non si possono fare per tante e tante ragioni, quello che è importante è andare avanti, essere ancora competitivi. Magari si soffrirà, ma anche il culo che non ci aiuta mai, questo poi è l'altra cosa principe. Noi abbiamo visto anche con la partita con Lione, la Roma strameritava di passare il turno e andare avanti, ma io potrei dire anche col Porto, la partita che era nata in una maniera e poi è terminata in un'altra. E certo, quelli che ci vogliono bene, ma anche quelli che non ci vogliono bene, magari dicono, fa parte del DNA della Roma, insomma, quando sei lì vicino a far tua la situazione, ti rendi conto. Ti ritrovi in che maniera? Ti ritrovi, scusate, ma c'ho il cane che mi si stava squagliando. Ti ritrovi con niente in mano, ti ritrovi a lasciare una bella impressione e poi ad abbandonare tutte le situazioni che in una maniera o nell'altra ti hanno fatto grande, ti hanno fatto importante. Non eravamo dei pazzi, anche perché mi sono stancato da queste battute. A settembre siamo campioni del mondo, e poi a maggio magari non conti più, aprile o marzo, come vi pare a voi, non conti più. Non è esattamente così, perché il campionato della Roma continua ad essere un campionato di grande prestigio, continua ad essere un campionato di grande forza,
continua ad essere quel qualcosa che gli altri darebbero chissà che cosa per trovarsi al posto della Roma. Non è che la Roma gliel'hanno regalato. I punti che la Roma ha, se li è studiati tutti, dal primo all'ultimo, nessuno ha fatto niente di positivo, è tutta pochi, tanti come vi pare a voi, ma è sicuramente la forza di questa squadra che in questo campionato, mettela come ti pare a te, è ancora lì che gliela può ancora fare, non c'è nessuno che ad un certo punto possa dire che non sia vero quello che è il valore della Roma. La Roma ha grande valore, ha sicuramente anche delle pecche, ma ha anche un grande valore, non ci vuole molto per far sì che questa squadra torni ad essere importante, ancora più importante di questo secondo posto. È chiaro che gli anni passano, insomma, se parliamo per la Roma sono delle virgole, non nell'arco della sua vita, ma per noi miseri mortali, ogni anno che non c'è una soddisfazione è un anno perduto. Avremo questa forza? Non è che uno cambia il suo modo di pensare o cambia e mette da parte la sua passione, perché la passione che ti dà la Roma non te la può dare nessuno. Ieri quella curva, anche se era piena gremita, non era neanche lei più abituata a sostenere nella giusta maniera la Roma. Questo è l'altro aspetto. Avevano perso anche loro in quest'anno e mezzo la capacità di dover dire e di dover fare qualche cosa. Ha perso quella verve, quella che era utile, indispensabile per far sì che la Roma fosse supportata ai massimi livelli. Io non ho perso comunque nessuna speranza, credo che la Roma manterrà questo suo secondo posto che, come vi ho detto, è vitale per la sopravvivenza di tutti noi, per le ambizioni di tutti noi. Poi non so, vi ripeto, l'idea è quella che magari lui faccia marcia indietro, che abbia in qualche maniera, ecco, avvalli questa situazione, che ha detto quello che ha detto unicamente per tirar fuori il massimo dalla squadra. Non lo so poi se lui vorrà lasciare più che a metà il lavoro fatto. È un lavoro importante quello che lui ha messo su. Sicuramente può essere, l'ho detto, lo dico sempre, antipatico, può essere quello che vi pare a voi, può essere qualsiasi cosa, ma è anche vero che è stato portato a determinate situazioni anche da una, Dio, parlare di una stampa nemica è una cosa brutta, ma certamente, insomma, è stato solleticato per mancanza di argomenti a tirar fuori altre situazioni. La mancanza di argomenti è stata quella che ha fatto sì che nascesse questo casino. Come si fa a sparare sulla squadra e sull'allenatore della squadra secondo in classifica, ormai da tempo immemore, perché continuano a fare così. È inutile che voi state lì a girarci intorno. Si parla di Napoli, si parla di Milan, di Inter, non si sa, anni lontani, non so, questo sarà il quarto o il quinto anno che né Milan né Inter entrano in Champions League, e noi siamo qui giustamente a lamentarci di un qualche cosa che poteva essere assolutamente nostro. Per l'amor di Dio, io credo che ci sia un dispiacere, ci sia una situazione proprio di dolore interno, perché era tutto alla portata della Roma, anche ieri. Poi vedi che ci sono purtroppo degli uomini che si perdono nei bicchieri d'acqua, nei momenti focali, nei momenti importanti. Avesse buttato dentro quel pallone porcaccio Giuda, parlavamo di un'altra partita, ma questo purtroppo lo dobbiamo dire per la partita con il Porto, per la partita con il Lione, per la partita ieri con quelli dall'altra parte del fiume. Insomma, una squadra che si abbarbica in difesa, gioca in contropiede, l'ho detto, era il gioco di 30, 40 anni fa. 40 anni fa si giocava grosso modo in quella maniera, era il gioco all'italiana. Però allora, però tu dimostri anche di essere estremamente inferiore a quello che è il gioco, no? Il gioco che fa la Roma rispetto ai catenacciari, insomma, non credo che non abbia confronti, non abbia nulla di che lamentarti la gente che segue la Roma. Si lamenta dei risultati che non arrivano e probabilmente lo fa a ragione, ma le cose devono assolutamente cambiare. Adesso quello che è importante è che la Roma recuperi la sua vivacità mentale, che Spalletti riesca a motivarli, e che a Spalletti poi venga detto: guarda,
amico mio, che qui il tuo futuro può essere importante perché abbiamo preso Mochy, che quello è venuto qui unicamente, esclusivamente per fare un grande calciomercato e per rendere la Roma importante con le scelte azzeccate che già nel passato l'hanno contraddistinto. Per cui poi ci sarà il discorso dello stadio, anche quello deve essere un qualche cosa che va messo sul piatto della bilancia, perché senza quella situazione è inutile che stiamo a sparare, spariamo a vuoto, no? Spariamo senza un senso. È ovvio che quei soldi saranno vitali e la Roma ha tutto, alla gente, alla passione, a quel che serve per poter diventare una squadra numero uno, non soltanto in Italia, perché poi in Italia siamo lì e lì, eh. 6 punti, non 60, non è che siamo lontani chilometri da quella vetta, con tutto che dobbiamo dire che poi specialmente i piemontesi hanno anche degli incontri niente male, hanno la Champions League, come l'hanno persa, come hanno pareggiato, possono anche perdere, siamo lì, siamo vicini, è chiaro che il destino lo dobbiamo fare noi quando li incontreremo qui all'Olimpico, dove le chiacchiere servono a niente. Questa è la grande realtà. Ci vogliono i fatti. Adesso queste 8 partite ci consegnino 21-24 punti, ma quel che è importante è che non lascino nulla al caso. Dai, Roma, io ne sono convinto. Noi ci ritroviamo ovviamente giovedì sera. Ne vivremo, ne racconteremo delle belle. Fortissimamente Roma, gente. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci.